Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto per auto, come avrete visto dalla location, che è uno di quelli veramente molto molto prestazionali. Il marchio è uno dei più conosciuti per quanto riguarda i box per auto, è Carling Kit, e questo modello ragazzi è un prodotto veramente veramente notevole. Qua parliamo di un prodotto di altissimo altissimo livello. Qua abbiamo un piccolo T-Box con installato al suo interno Android 13 e tante tante altre caratteristiche molto molto interessanti, ma prima di vederlo da vicino vi faccio vedere cosa c'è all'interno della piccola scatoletta una volta che vi arriva a casa. Abbiamo questa scatoletta nera molto carina e qua abbiamo subito lui, il T-Box Carling Kit ragazzi, bianco. Sì, perché adesso Carling Kit tende a fare i prodotti bianchi forse per distinguersi dagli altri marchi, e tanta tanta roba questo T-Box, è veramente un prodotto notevole. Tra poco ve lo vado a raccontare più nel dettaglio, ma continuiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione che vi arriva a casa. Abbiamo un cavo Type-C per collegare ovviamente il dispositivo alla nostra auto, se dovessimo avere anche una presa Type-C all'interno della nostra auto, oltre alla Type-C che va collegata al dispositivo, mentre se la nostra auto ha una presa USB allora utilizzeremo questo, che dall'altra parte invece è una Type-C che va collegata al dispositivo, quindi USB per l'auto, Type-C per il dispositivo Carling Kit. Mi raccomando, utilizzate sempre i cavi in dotazione, non utilizzate cavi che avete già, ma utilizzate i suoi cavi, perché altri cavi potrebbero non funzionare correttamente con il dispositivo. Utilizzate i suoi cavi. Poi abbiamo un cavo adattatore molto interessante, che è un cavo micro HDMI a HDMI classico. Questo ci permette di collegare un cavo appunto HDMI. Perché? Perché lui è in grado di fare una cosa molto molto interessante, ma anche questa ve la racconto fra poco. Dopodiché abbiamo il manuale di istruzioni in lingua inglese, molto semplice, anche se serve a poco, però nel senso non c'è bisogno. Ci sono già io in questo video che vi spiega tutto su come utilizzarlo. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione, ma adesso è arrivato il momento di parlare di lui, questo gioiellino bianco. Veramente incredibile quello che Carling Kit è in grado di produrre in queste piccole scatolette. Questa è la versione quella più performante, perché abbiamo 8 giga di RAM, 128 giga di memoria fissa. Poi c'è il modello con 4 giga di RAM, 64 giga di memoria fissa, quindi abbiamo due versioni. L'hardware è lo stesso, abbiamo un processore octa-core, e anche per quanto riguarda tutte le connessioni abbiamo praticamente la stessa cosa sia su un modello che sull'altro. Sì, perché ragazzi qua è pieno di connessioni. Abbiamo, partiamo da questa parte, una presa USB dove potremo andare ad inserire una chiavetta USB dove avremo su file video che potremo andare a riprodurre direttamente nel display della nostra auto tramite magari VLC, che è un'applicazione già installata in Android 13, o poter installare altre applicazioni direttamente dal Play Store di Android 13, perché come vi ho detto qua abbiamo Android 13 preinstallato completo, quindi con anche il Play Store. Cioè veramente tanta roba, ci permette di installare qualsiasi applicazione, oltre alla possibilità anche di installare APK che non sono disponibili magari nel Play Store, quindi tanta tanta roba. Poi sempre da questa parte abbiamo una presa micro HDMI, che è quella che serve per l'adattatore. Sì, perché lui ha un'uscita HDMI, quindi potremmo andare a collegare lui al sistema multimediale della nostra auto, quindi nel display che abbiamo frontalmente a noi, e fare uscire un cavo HDMI fino ai sedili posteriori, dove magari dietro appoggiatesta potremo attaccare un monitor di quelli economici che si trovano anche su Amazon, che non sono né touch né niente, ma sono solo dei piccoli monitor magari da 8 pollici. Vi lascio qua sotto il link in descrizione magari anche di quello, se volete dargli un'occhiata, che costano magari 40 50 euro 60 euro, adesso più o meno le cifre sono quelle, per trasmettere quello che vediamo nel display frontale anche qua dietro. Quindi magari un film, un cartone animato, quando si fa un lungo viaggio, chi è seduto qua dietro, quindi soprattutto per i bambini, la possibilità di vedere tutto quello che vogliamo, che però comandiamo direttamente nella parte frontale del sistema multimediale della nostra auto. Quindi una chicca secondo me da non sottovalutare. Mentre da questa parte abbiamo un sacco di prese, adesso ve le racconto tutte. Abbiamo uno slot per la micro sim, quindi la possibilità di espandere la memoria, o i 64 giga per la versione 64, o i 128 giga che potremmo andare ad espandere con una micro sim che può arrivare fino a 512 giga di memoria, quindi potremo caricare file
file video, musica, tutto quello che vogliamo all'interno di questa micro SIM, oltre che la chiavetta USB, quindi abbiamo tante possibilità. Poi sempre da questa parte abbiamo anche lo slot per una SIM telefonica che non siamo obbligati ad inserire, ma se volessimo potremmo andare ad inserire anche una SIM telefonica che ci permetterà ovviamente di avere internet sempre disponibile, anche se io normalmente con i miei dispositivi che utilizzo quotidianamente vado ad abbinare in modalità hotspot il mio telefono, quindi è il mio telefono che dà internet al sistema multimediale e al mio Carlink Kit. Quindi il Carlink Kit riceverà internet dal mio telefono, però se uno volesse può inserire anche una SIM che rende tutto totalmente indipendente dal telefono. E poi abbiamo ovviamente una presa Type-C, che è quella per andare a collegarlo ovviamente al sistema multimediale della nostra auto, dove verrà alimentato e lui invierà tutti i dati al sistema multimediale. Quindi questo è tutto quello che lui ha a livello di connessione, capite che è tanta tanta roba, cioè veramente completo in una maniera incredibile, poi con un hardware veramente prestazionale. Gli 8 giga di RAM, come in questo caso per Android 13, sono la morte sua, perché magari 4 giga sono un po' bruciatini per Android 13, ma 8 giga di RAM col suo processore octa-core, devo dire che sono tanta tanta roba. Ovviamente lui ha anche un GPS integrato, quindi anche il GPS lo rende totalmente indipendente dallo smartphone per quanto riguarda la navigazione satellitare, quindi capite che è veramente un prodotto pazzesco. E poi un'altra chicca da non sottovalutare è la possibilità di collegare il nostro smartphone in modalità wireless, quindi sia connessione Bluetooth dove che è legata ad Android 13, dove lui prenderà tutti i dati per quanto riguarda ricevere telefonate o fare telefonate, quindi la rubrica telefonica, o la possibilità di avere Apple CarPlay o Android Auto direttamente nel sistema multimediale della nostra auto in modalità wireless, quindi telefono in tasca, telefono in borsa, telefono nello zaino, non importa, non bisogna più collegare il cavo, saliamo in macchina e in pochi secondi, una volta che lui si avvierà, il telefono si collegherà in modalità Bluetooth al dispositivo Carlink Kit T-Box e voilà, potremo avere anche Apple CarPlay o Android Auto direttamente nel sistema multimediale della nostra auto, con tutte le sue funzioni, con tutto quello che utilizziamo normalmente quando colleghiamo il cavo, ma senza collegare assolutamente nulla. E sicuramente nell'utilizzo quotidiano, quando si sale e si scende dall'auto, quando non si deve fare dei viaggi lunghi, quindi nell'utilizzo proprio di tutti i giorni, secondo me è davvero molto molto comodo non dover collegare ogni volta il cavo se si utilizza uno di questi due sistemi. Mi raccomando, questa parte che vi sto per dire adesso è molto importante, quindi aprite bene le orecchie per utilizzare questi dispositivi, che siano un Carlink Kit, che siano un'altra marca, qualsiasi dispositivo che è in grado di fare quello che è in grado di darvi appunto queste cose all'interno del sistema multimediale della vostra auto, funzionano solo se il sistema multimediale della vostra auto è già predisposto per Apple CarPlay o Android Auto. Deve supportare già il sistema multimediale della vostra auto Apple CarPlay o Android Auto, se non li supporta è inutile che acquistate questi prodotti, che siano lui o qualsiasi altro prodotto, non sono in grado di funzionare se il vostro sistema multimediale non è già predisposto per questi due sistemi. Questo è molto molto importante. Detto tutto questo, vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche il codice sconto, sì, perché lui è un prodotto che costa intorno ai 160 euro, ma il prezzo si abbassa con il coupon sconto che vi lascio qua sotto io in descrizione, quindi mi raccomando ragazzi, dategli un'occhiata, perché questo è un prodotto dalle prestazioni molto molto elevate. E ovviamente c'è di tutto sul mercato, ci sono prodotti che costano molto meno, qua abbiamo veramente un marchio leader per quanto riguarda appunto questi sistemi, ma soprattutto una caratteristica hardware davvero davvero notevole. Direi però a questo punto di vederlo in azione e di vederlo da vicino e spiegarvi cosa è in grado di fare questo Carlink Kit T-Box. Ok, una volta collegato vedete che abbiamo tutta una striscia a LED colorata che cambia colore, perché comunque ci indica che lui sta funzionando correttamente, e abbiamo un piccolo LED lì sopra verde fisso che ci sta dicendo che lui adesso è pienamente operativo. Quindi entrando nelle impostazioni della nostra auto, nel menu troveremo la voce Apple CarPlay, quindi andandoci a cliccare sopra ecco qua che siamo subito in Android 13. Quindi la cosa interessante è che lui è un sistema operativo
operativo totalmente indipendente, se vogliamo, dal nostro telefono, nel senso che abbiamo un sistema operativo completo e, ripeto, completo in tutto. Infatti, se entriamo in applicazioni, vedete che abbiamo disponibili un sacco di applicazioni, ma la cosa più interessante ovviamente sono le applicazioni dedicate allo streaming video, cioè YouTube, Netflix, che sono già preinstallate, ma poi potremo andare ad installare tutte quelle che vogliamo tramite il Play Store. Sì, perché avendo il Play Store preinstallato, basterà accedere col nostro account e potremo andare ad installare qualsiasi applicazione, quindi potremo installare Disney piuttosto che Prime Video, qualsiasi applicazione, o anche applicazioni che non siano di streaming video. E se torniamo nelle applicazioni, abbiamo la possibilità anche per i più smanettoni di andare ad installare APK Installer, cioè andare a installare noi le APK che vogliamo, anche di applicazioni che non sono disponibili all'interno del Play Store. Quindi capite che è veramente super interessante. Ovviamente che la schermata home è tutta configurabile, come succede poi anche negli smartphone. Se andiamo in setting, potremo andare a collegare il wifi, cioè o la rete wifi della nostra abitazione, che ovviamente solo se siamo a casa potremo farlo, o andare a collegare il wifi del nostro telefono, quindi collegare in modalità hotspot il nostro telefono. Infatti adesso vi faccio vedere, vado a attivare l'hotspot nel mio iPhone, vado in wifi ed ecco che abbiamo, vedete, il mio hotspot iPhone di Andrea Montanari, quindi ci clicco sopra ed ecco, voilà, che ho disponibile internet all'interno del mio Android 13. E un'altra possibilità, come avete visto all'inizio video, è anche quella di poter inserire una scheda SIM direttamente all'interno del nostro Carling Kit T-Box, cioè la possibilità di renderlo proprio totalmente indipendente dal nostro smartphone. Però a quel punto vuol dire però avere un altro abbonamento su un'altra SIM, mentre se usiamo l'hotspot del nostro telefono, a questo punto avremo la nostra SIM che abbiamo già utilizziamo all'interno del nostro Android 13. E poi, come ho sempre detto a inizio video, lo slot per la SIM telefonica è massimo 4G per quanto riguarda il Carling Kit, mentre se utilizziamo l'hotspot del nostro telefono potremmo avere anche quello che è il 5G, se l'abbiamo nell'abbonamento del nostro telefono, quindi un plus in più secondo me con l'hotspot. Poi, tornando indietro, entrando in setting e entrando in language, potremmo andare a mettere la lingua italiana, che come vedete adesso la lingua principale è l'inglese, quindi basterà tenerla premuta, trascinarla fino alla posizione 1 e adesso il nostro Carling Kit diventerà in italiano. Infatti vedete che adesso qua abbiamo scritto lingue qua sopra, torniamo indietro, vedete che adesso è tutto in italiano, tutto il menu di Android 13 per la maggior parte sarà in italiano. Quindi queste sono le cose principali che potete fare con lui, avendo un sistema operativo così avanzato e comunque un hardware così avanzato. Questo Carling Kit T-Box è veramente veramente spettacolare. Adesso andiamo a vedere quello che sono le altre possibilità di utilizzo, dopo averlo visto che è un dispositivo totalmente indipendente, perché abbiamo tutte le applicazioni dedicate, abbiamo il GPS integrato, abbiamo la possibilità di utilizzare applicazioni di streaming video, cioè qualsiasi cosa la possiamo fare appunto tramite lui, che veramente è un dispositivo incredibile per prestazioni e qualità, perché comunque Carling Kit, ragazzi, è uno dei marchi top per quanto riguarda i box auto. L'altra possibilità ovviamente, che è sicuramente molto utile e comoda, è quella di poter utilizzare sia Apple CarPlay che Android Auto direttamente in modalità wireless, quindi basta salire in macchina e in automatico il nostro telefono si collegherà al nostro Carling Kit Box, che ci darà la possibilità di utilizzare appunto questi due sistemi in modalità wireless. Quindi basta che il telefono sia in una borsa, nella tasca dei pantaloni, in uno zaino o comunque in auto appoggiato sul sedile, dove noi vogliamo, potremo utilizzare i due sistemi per auto dedicati appunto sia per Apple CarPlay che Android Auto, tutto senza collegare il cavo. Basta salire in auto e lui in automatico nel giro di pochi secondi sarà connesso in modalità wireless. Per fare questo è semplicissimo, basta entrare qua in AutoKit, come vedete in attesa perché io non ho ancora configurato il mio telefono. Per fare questo basterà entrare in impostazioni generali, questo per quanto riguarda l'iPhone, ma Android è la stessa identica cosa. Quindi andremo a selezionare CarPlay e adesso aspettiamo che il mio iPhone riconosca il T-Box Ambient. Vedete che è stato riconosciuto, vado a cliccarci sopra, in questo momento vado a fare abbina,
Una volta fatto abbina, consenti e adesso vedrete che in pochi istanti avrò il mio sistema operativo Apple CarPlay direttamente nella mia auto. Ed eccolo qua ragazzi, Apple CarPlay direttamente in modalità wireless. Vedete che il telefono non è collegato con nessun cavo, quindi Apple CarPlay e tutte le sue applicazioni disponibili direttamente nel sistema multimediale della mia auto tramite connessione wireless, tutto attraverso il CarLink Kit. Quindi avrò Android 13 indipendente, la possibilità di utilizzare Apple CarPlay in questo caso, o Android Auto per chi utilizza uno smartphone Android. Mi raccomando ragazzi, una cosa che vi ho già detto all'inizio ma ci tengo a ripeterla perché è importante, ricordatevi sempre che questi box, che siano CarLink Kit o di qualsiasi altra marca, sono compatibili solo se la vostra auto, il vostro sistema multimediale è già predisposto per Apple CarPlay o Android Auto. Se il sistema multimediale della vostra auto non è già predisposto per questi due sistemi, non acquistate nessuno di questi box di qualsiasi marca essi siano, perché non possono collegarsi a quello che è il sistema multimediale della vostra auto se non hanno questa possibilità. Quindi mi raccomando, la vostra auto deve essere già compatibile con Apple CarPlay o Android Auto. Ci tengo a ripeterlo perché poi tanti magari acquistano il prodotto solo perché hanno il display all'interno della loro auto e poi non funzionano perché comunque il loro sistema non è compatibile con questi due marchi di sistemi per auto. Vedete che veramente è anche fluidissimo, sebbene sono in modalità wireless, guardate come è fluido. Questo pallino bianco che appare ragazzi ogni volta che toccate lo schermo serve perché ci dà la possibilità di accedere alle principali funzioni. Vedete la home, tornare indietro, adesso se n'è andato, aspettate che lo faccio tornare, la home, tornare alla schermata precedente, cioè abbiamo veramente le funzioni principali sempre disponibili in qualsiasi schermata noi siamo, che siamo qua in Apple CarPlay, in Android Auto o quando siamo in Android 13. Cliccando su Car torniamo direttamente in Android 13, cliccando su Auto Kit torniamo direttamente in Apple CarPlay. Vedete anche la fluidità e la velocità nel passaggio tra un sistema e l'altro, veramente veramente incredibile. Qua ovviamente potremo telefonare, ascoltare la musica, tutto quello che facciamo normalmente collegandolo via cavo. Infatti se adesso io vado a cliccare qua, sentite l'audio che va. Adesso vado a abbassare subito, se no prendo il copyright. E vedete che veramente tutto funziona in maniera super fluida. Andando alla home di Android 13, quindi posso farlo tramite il pallino cliccando sulla casetta, ecco che sono tornato in Android 13. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di telefonare tramite il Bluetooth. Per fare questo dovremo ovviamente andare a collegare il Bluetooth al nostro smartphone, quindi basterà cliccare qua, accoppia nuovo dispositivo. Vado a prendere il mio telefono, entro nelle impostazioni Bluetooth del telefono, aspetto che appaia la scritta QCOM BTD e voilà, adesso avrò il mio smartphone abbinato in modalità Bluetooth. Quindi adesso se io torno indietro, vado a cliccare sulla cornetta, potrò telefonare da tutti i miei numeri di telefono. Adesso non ci vado a cliccare, sennò poi apparirebbero tutti i numeri di telefono, quindi vabbè, evitiamo la cosa. Quindi abbiamo la possibilità di non utilizzare Apple CarPlay o Android Auto, ma solo Android 13 e la connessione Bluetooth per poter telefonare o rispondere alle telefonate. Sì, perché adesso se qualcuno dovesse chiamarmi io potrò rispondere anche se non sono in Android Auto o in Apple CarPlay, ma direttamente mi uscirà una schermata all'interno di Android 13 attraverso la connessione Bluetooth, quindi totalmente indipendente anche quello. Quindi ragazzi, sicuramente il fatto di avere Android 13 e un hardware così prestazionale come questa versione che ho io, cioè 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, ci permette veramente di utilizzare questo dispositivo per ogni situazione e per le necessità di ogni persona, cioè veramente veramente incredibile. E un'altra cosa che volevo farvi vedere, questa è l'ultima, poi chiudiamo il video, che se vado in tutte le mie app c'è già installato anche a parte quelle che abbiamo già visto, VLC, cioè il lettore multimediale. Ovviamente se ne può installare degli altri, preinstallato c'è VLC. Questo ci permette di andare a vedere file video che possiamo inserire tramite la micro SD, come abbiamo visto, perché c'è uno slot per micro SD, o per andare a vedere
fa il video anche attraverso la presa USB, quindi tramite una chiavetta USB, perché comunque, come avete visto, questo dispositivo ha anche la possibilità della chiavetta USB. E inoltre la possibilità, come abbiamo visto, attraverso la presa micro HDMI e il suo adattatore, di collegare un monitor esterno da portare anche sui sedili posteriori. Quindi veramente veramente incredibile tutto questo, cioè tanta roba per questo prodotto di Carling Kit. Quindi mi raccomando, qua sotto trovate il link in descrizione e anche il coupon sconto. Questo è tutto quello che è in grado di fare questo Carling Kit T-Box. Ok ragazzi, avete visto in azione questo Carling Kit T-Box? Spero di essere riuscito a trasmettervi le sue prestazioni, le sue caratteristiche, cosa ha veramente di importante, quali sono i suoi punti di forza. Spero di essere riuscito veramente a farvelo capire. Vi ricordo che vi lascio qua sotto in descrizione il link d'acquisto con anche il codice sconto per abbassare il prezzo, e si abbassa notevolmente il prezzo col mio codice sconto. Quindi ragazzi, dategli un'occhiata, e se volete un prodotto davvero con le prestazioni molto molto interessanti per la vostra auto, questo è un prodotto davvero notevole. Carling Kit, poi, marchio sicuramente leader in questi prodotti box per auto. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova del Carling Kit T-Box vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime e spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche tantissime cose riguardanti la simulazione di guida li trovate su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. E se vi interessa, seguitemi anche sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, perché anche lì ragazzi trovate invece tutti i prodotti che non tengo per me, perché a un certo punto non posso tenere tutto, e li trovate a prezzi veramente veramente bassissimi e sono stati usati veramente poco, solo per le recensioni. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!